Buonasera, ben ritrovati ai nostri telespettatori. Questa sera parliamo di un tema che è tornato d'attualità proprio negli ultimi giorni e che lo sarà anche prossimamente, perché è stato lanciato un grido d'allarme relativo alla nuova Pescara. Ricorderete che c'è stato un referendum e c'è stato un provvedimento legislativo del Consiglio regionale che hanno istituito il comune di Nuova Pescara, comune che inizialmente doveva essere costituito tra qualche settimana, il 1 gennaio del 2022, e poi è stato rinviato al 2023. Fusione tra i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore nell'ambito di un processo che è stato scandito nella sua procedura dalla legge regionale 24 agosto 2018 e successive modificazioni. Sta di fatto che siamo in ritardo. C'è stata la pandemia, ci sono stati tanti temi anche di carattere politico che hanno riaperto il dibattito sul se, mentre insomma, il se probabilmente è stato già sancito dal legislatore e anche dai cittadini che si sono pronunciati sul referendum, tanto vale parlarne ancora, perché insomma, siamo anche alla vigilia di importanti scadenze che sono quelle di un anno, che in politica un anno è praticamente un giorno. C'è anche l'opportunità dei fondi del PNRR, c'è un contesto che cambia nel frattempo. Allora, di questi temi io volevo parlare non con i politici, diciamo che hanno le loro visioni sul tema, peraltro dal punto di vista politico sottolineo che domani ci sarà un appuntamento promosso dal Partito Democratico con la sua agorà proprio su questo tema, ma con gli addetti ai lavori, cercando di capirne di più, e cercando anche di arrivare a una conclusione sul fatto se si farà o non si farà a questo punto, perché anche questo adesso è tornato in discussione. Saluto e ringrazio Enzo Fidanza, che è il presidente della Commissione per lo Statuto della Nuova Pescara, insomma il punto di raccordo in questo momento di una cosa che è sancita dalla legge regionale e che ha iniziato comunque un suo percorso operativo. Grazie Fidanza, benvenuto Buonasera. negli studi di Rete 8. Abbiamo la professoressa, avvocato Melania D'Angelo Sante, docente di diritto amministrativo dell'Università Gabriele D'Annunzio. Grazie, Buonasera. buonasera anche a lei. E il professor Roberto Mascarucci, urbanista, presidente dell'INU Abruzzo. Bentornato, professor Mascarucci. Buonasera. Insomma, ecco, sono tre punti di vista autorevoli con i quali approfondire il momento che vive questo processo. Io inizierei proprio dal presidente Fidanza, con la notizia di qualche ora fa, perché ieri c'è stata l'ulteriore convocazione della commissione, anzi dell'assemblea costituente della Nuova Pescara, che poi è l'assemblea di tutti e tre i consigli comunali, ed è successo questo, praticamente non c'è stata seduta, perché per l'approvazione delle relazioni semestrali si sono presentati soltanto 28 consiglieri sui 75 totali. C'è anche chi, come la capogruppo del Movimento 5 Stelle al Comune di Pescara, Erika Alessandrini, ha sottolineato che c'è qualcuno che insomma, tra questi consiglieri dice che c'è un problema anche di non poter prendere permessi sul lavoro perché non è un vero e proprio consiglio comunale e quindi queste sedute saltano continuamente. Di qui la proposta di cambiare anche il giorno, magari farla di domenica, un giorno non lavorativo. Ma è questo il problema o c'è qualcosa di più sostanziale? Lo chiedo a Enzo Fidanza. Ma io intanto registro con amarezza che ieri, per la seconda volta, questa assemblea è andata deserta per l'approvazione delle relazioni semestrali che la Regione ci chiede in virtù della legge regionale. Ora, c'è un mix di cose in realtà, e il mix di cose riguarda sia la impossibilità per alcuni di partecipare, soprattutto per i lavoratori dipendenti, che non possono partecipare con la cosiddetta giustificazione. Però penso anche che ci sia anche qualche ritrosia di natura politica. Ora io penso che noi, come giustamente diceva lei, dobbiamo far fronte a questo argomento guardando a quel che è già accaduto, cioè quindi non è se la Nuova Pescara si deve fare. Ora noi dobbiamo lavorare, continuare a lavorare come la dobbiamo fare. E con chi ci deve aiutare a farla.
Ora in questa fase siamo ancora in una fase interlocutoria, la Regione Abruzzo ha allungato, come giustamente diceva lei, di un anno per via degli effetti della pandemia. Io non lo so, se può darsi, non lo escludo, che anche nella prossima finanziaria, che la Regione Abruzzo, la legge di bilancio che approverà entro fine anno, può darsi che ci siano ancora interventi da questo punto di vista. Ma il punto io non lo voglio guardare di quel che forse accade all'interno della volontà legislativa che può mettere in campo la Regione Abruzzo. Io mi voglio soffermare su quello che dovremmo fare noi all'interno di queste attività. Molti dicono, ma se procediamo in questo modo è possibile che invece, perché ci sono anche dibattiti per allargare il quadro di riferimento, che oggi si ferma a Montesilvano, Pescara e Spoltore. Ci sono dei dibattiti, delle iniziative politiche che dicono allarghiamo questo contesto perché diventa più importante, ci consente di raggiungere un punto di approdo da un punto di vista numerico delle popolazioni rappresentate e quindi messe insieme e quindi ottenere altri vantaggi. Io dico siamo in difficoltà per portare a casa il risultato con questa legge regionale che tra l'altro è figlio di un referendum e quindi voglio dire la volontà popolare si è già espressa, la volontà del legislatore si è già espressa, dobbiamo arrivare a compiere questi atti che se dovessero essere poi modificati in corsa perché il legislatore nazionale ci consentirà in futuro di allargare anche a comuni oltre i confini provinciali perché oggi è impedito. Quindi immaginare a San Giovanni Teatino, immaginare Francavilla dentro questo processo, oggi c'è una legge nazionale che ce lo impedisce, perché le fusioni si possono fare dentro ai confini provinciali. Se tutto questo dovesse accadere, noi successivamente torneremo a lavorare su questo, torneremo ad ampliare quel che abbiamo già fatto potenzialmente. Il punto è che però dobbiamo fare almeno quel che dobbiamo fare. Quindi avviamoci e sarà facile, sarà più semplice modificare e allargare. Invece noi ci stiamo impantanando su idee che possono essere magari più forti, più interessanti, che però oggi sono impossibili da realizzare. Quindi fermiamoci a quel che dobbiamo fare, facciamolo bene. Se poi contemporaneamente possiamo allargarci da questi confini, vuol dire che abbiamo comunque fatto un lavoro, un esercizio che non sarà mai buttato al vento. Ecco, io chiedo all'avvocato, alla professoressa D'Angelo Sante, se quanto ha detto Enzo Fidanza corrisponde insomma anche a una realtà giuridica, vale a dire la Nuova Pescara in realtà come soggetto giuridico è già esistente per via di una legge regionale, per via di una volontà del legislatore che è ancora più forte perché suffragata da un esito referendario. Quindi parliamo di un soggetto che già esiste perlomeno sulla carta. Qual è la natura giuridica della Nuova Pescara oggi 3 dicembre 2021? Allora, diciamo che la legge regionale a valle del referendum consultivo avvenuto nel 2014, la legge regionale ha dato avvio al procedimento di fusione, ma formalmente non possiamo affermare che già esiste il nuovo ente, Nuova Pescara. Quindi la legge regionale ha avuto diciamo, il compito e la finalità di dare avvio al processo di fusione e di dare avvio alla costituzione degli organi che devono accompagnare il processo di fusione, quindi l'assemblea costitutiva, il comitato di statuto, l'ufficio di presidenza, quindi questa è la finalità della legge regionale e anche di individuare i tempi per la realizzazione delle attività. Mi consta dalla legge regionale che entro il 31 dicembre di quest'anno i tre consigli dei comuni interessati potranno approvare a maggioranza qualificata dei due terzi rispettive delibere che insomma, consentano l'istituzione fisica e giuridica dell'ente a decorrere dal 1 gennaio 2024, quindi con un altro anno di dilazione rispetto all'originario progetto. Quindi la legge regionale dà avvio alla procedura, che è una procedura complessa. Fra l'altro la legge regionale poi si colloca in un contesto anche di dialogo con la Costituzione e con le leggi nazionali. In un rapporto ben preciso, anche se spesso opaco, ecco, fra i poteri dello Stato e i poteri
e i poteri delle regioni. La legge regionale affida a questi organi che sono stati istituiti per la transizione, affida dei compiti, ad esempio alla Commissione Statuto il compito di redigere la bozza di statuto, all'Assemblea Costitutiva il compito di presentare ai consigli dei comuni interessati il cosiddetto statuto. Viene tecnicamente nominato statuto provvisorio. Perché provvisorio? Perché è lo statuto che serve, nella fase immediatamente antecedente poi alla costituzione degli organi della nuova Pescara. Perché al termine, che sia 2022, 2024, 2023, a seconda di quello che decideranno i consigli comunali, l'ente sarebbe istituito, ma poi occorrerebbe costituire gli organi del nuovo ente. Quindi lo statuto provvisorio dovrebbe occorrere anche a consentire la formazione progressiva dell'ente attraverso la costituzione degli organi. Per cui bisogna distinguere lo statuto provvisorio, che adesso l'Assemblea Costitutiva ha il compito di redigere, da quello che poi sarà lo statuto definitivo dell'ente, perché l'ente gode, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, di autonomia statutaria. Di conseguenza lo statuto definitivo lo dovrebbe poi adottare l'ente definitiva, una volta che siano stati costituiti gli organi, ed è previsto fra l'altro anche che questo processo sia coadiuvato da un commissario, non per l'inadempimento, ma da un commissario governativo che sia in grado di svolgere le attività necessarie, coadiuvato dai sindaci, in comitato consultivo, dai sindaci dei comuni fondenti, le attività necessarie e propedeutiche poi alla costituzione degli organi del nuovo comune. Bene, mi sembra un iter impeccabile, non ne avevo dubbi, quello che è stato disegnato dalla professoressa D'Angelo Sante, legge regionale che risale all'agosto 2018, referendum anche di qualche mese prima e idea iniziale della nuova Pescara, così come è stata ipotizzata da Carlo Costantini, a quando risale più o meno Fidanza? 3-4 anni prima. 3-4 anni prima, quindi siamo all'inizio, primo quinquennio degli anni 10. Nel frattempo, professor Mascarucci, che cosa è cambiato a livello urbanistico nell'area oggetto di questo intervento istituzionale? Perché ricordiamo, la Nuova Pescara è una realtà istituzionale che non cambia la conurbazione di un'area che già esiste e che si sviluppa per conto proprio. Forse anche questa contraddizione mi pare l'aspetto più interessante del dibattito che si è aperto, professore. Sì, direttore, hai detto bene, sono passati quasi 10 anni da quando è stato pensato il referendum. Il referendum poi si è svolto nel 2014, ma è stato pensato circa 10 anni fa. In 10 anni è cambiato il mondo, è cambiato tutto nell'urbanistica, non è cambiata tanto la città, è cambiato il modo di usare la città. Ultimo cambiamento, purtroppo, è la pandemia. Il Covid, insomma, due concetti fondamentali sono cambiati, è cambiato il concetto di centralità che ha sostituito il concetto di polarità, cioè mentre prima si parlava di un polo che avrebbe dovuto aggregare i cosiddetti utenti, i city user, per fornire dei servizi, oggi si parla di una centralità diffusa. Per esempio progetti come la città dei 15 minuti a Parigi, poi a Milano, proprio per effetto del Covid aggiungono alla polarità le centralità locali, la centralità di prossimità. Ecco, questo ci obbliga a ripensare completamente il ragionamento sulla nostra realtà, pescarese. Io nell'ultima ricerca che ho svolto su questi temi ho distinto la città in continuità spaziale dalla città invece integrata funzionalmente. Allora, la città in continuità spaziale verso nord finisce più o meno alle foci del Piomba e quindi include Città Sant'Angelo. Verso sud include Francavilla, perché lo stacco della continuità spaziale è più o meno in prossimità del fiume Foro. E verso ovest, quindi verso Chietiscalo, c'è uno stacco che è ben oltre San Giovanni Teatino. Quindi sicuramente la città in continuità spaziale, oltre ai tre comuni
che abbiamo ricordato, comprende Città Sant'Angelo a nord, Francavilla a sud e San Giovanni Teatino ad ovest. E questa realtà in realtà cozza contro le norme che richiamava il Presidente Fidanza. Non si può fare una fusione al di là dei confini provinciali, però non dobbiamo dimenticare che nel frattempo la Regione sta lavorando al progetto di riforma della legge urbanistica. Ma allora come fa la Regione a non vedere le due cose in maniera coordinata? Nel progetto di riforma della legge urbanistica, la legge 18 dell'83, la Regione dovrebbe prevedere modalità di governance sovraccomunale capaci di introdurre, se no in attesa di un ampliamento eventuale della possibilità di fusione di comuni in diverse province, dovrebbe prevedere livelli di governance che permettano di ragionare anche in termini diversi, in termini più allargati. Ecco, però nel frattempo è giusto, non bisogna fermarsi, il lavoro che sta facendo il Presidente Fidanza e la Commissione deve proseguire, e ricordo che in questo senso, tanto per come dire, rasserenare il dibattito, che l'articolo 16 del decreto legislativo 267 del 2000 prevede la possibilità per i comuni in fusione di istituire i municipi. Allora, per evitare che si faccia un salto troppo repentino da tre comuni ad un unico comune, lo statuto dovrebbe prevedere l'istituzione di municipi che siano capaci di salvaguardare il senso della comunità locale, addirittura approfittando per ricostituire in Pescara il municipio di Porta Nuova e il municipio di Pescara Centrale. Quindi io penso a una transizione attraverso quattro municipi, in attesa di ragionare su una dimensione molto più vasta, di cui parleremo forse. Sicuramente, ne parleremo subito dopo la pubblicità, perché anche il professor Marcarucci, così come Melania De Angelo Sante, hanno introdotto altri elementi che vorrei approfondire con il Presidente della Commissione Statuto, proprio in ragione del suo lavoro. A tra pochissimo, dopo la prima pausa. Allora, siamo tornati in studio, stiamo facendo il punto sulla nuova Pescara, sul processo che porterà alla nascita prima o poi di questo nuovo supercomune. Una serie di temi sono stati introdotti dagli interventi dell'avvocato, della professoressa Melania D'Angelo Sante, del professor Roberto Mascarucci, insomma argomenti che rendono più attuale, mi pare di capire, Fidanza, anche il vostro lavoro sullo statuto, una serie di suggerimenti anche in un contesto giuridico e urbanistico che si è modificato. Questo le chiedo, si è modificato fino al punto di dover ripensare la natura stessa della nuova Pescara, vale a dire c'è forse la necessità di mettere a punto anche un provvedimento legislativo nuovo nel momento in cui si va comunque probabilmente a rivedere la scadenza della nuova Pescara, cioè si avverte la necessità di un qualcosa che non funziona nella legge istitutiva? Ma io penso che la legge istitutiva, che per alcuni è stata individuata come una legge che avesse detto poco, io ho sempre sostenuto che invece è un bene che ha detto poco, perché ci consente, dentro a questo calderone che è, diciamo così, questa norma istitutiva, di mettere dentro tutto ciò che la politica, intesa come la rappresentanza dei tre comuni, a cominciare dall'esempio che faceva il professor Mascarucci, che già mi appartiene, io penso che questa debba essere quella la strada. I municipi? Esatto, perché non si può prescindere, perché è chiaro che molte delle questioni che vengono poste oggi a difesa delle avversità a questa legge sono i cosiddetti campanili, che io comprendo, le storie dei territori vanno difesi, vanno, se la legge nazionale ci consente di farlo, noi lo dobbiamo fare, ed era sicuramente un argomento che apparteneva almeno alla mia persona. Restiamo su questo, però, che io le faccio un'altra domanda, ma non si va poi sull'effetto opposto rispetto all'intenzione del legislatore e soprattutto del quesito referendario, cioè quello di una moltiplicazione di poltrone, di postazioni di potere? Mm. Quali
quale costo anche avrebbero questi quattro municipi, altrimenti la fusione non avrebbe senso. Ma l'entità della possibilità di mettere insieme la governance territoriale insieme ad una visione più ampia è quella che porta il vantaggio al territorio, e non di ridurre uno o di due consigli comunali, che sarebbe ben poca cosa nelle prospettive che può avere un territorio come quello di questa grande conurbazione, che ci darebbe la possibilità veramente di rappresentare nel Medio Adriatico una entità importante. Cioè noi possiamo interpretare veramente nel Medio Adriatico una storia diversa da quella che abbiamo interpretato fino ad oggi. È chiaro che la legge regionale, quindi tornando al discorso del poco dice, bene che poco dica, e noi dobbiamo scrivere tutto quello che non è stato detto. Il problema è di individuare quali sono i percorsi all'interno dei quali lo statuto provvisorio, come diceva la professoressa, dica nell'immediato come si mettono insieme giuridicamente i tre comuni per poi istituirli elettivamente, quindi i nuovi organi, che rivedono lo statuto provvisorio e se lo ritengono lo modificano oppure si tengono quello. Io dico, questo lavoro deve essere fatto così bene che noi non dobbiamo mettere nella condizione chi arriva dopo di rivederlo, facciamolo bene da subito. E se questo lo possiamo fare tenendo conto delle proposte. E lei a che punto è in questo processo? Noi lei che ha la responsabilità di questa fase. Sì, io sono ben consapevole di questo, ma così come non riusciamo a fare numero legale all'interno della commissione dell'Assemblea Costitutiva, la volontà politica deve essere ben definita e ben chiara per mettersi a lavorare. Ora, mettere insieme uno statuto provvisorio non è una cosa complicata, è una cosa, secondo me, relativamente semplice. E poi questo statuto provvisorio, che noi potremmo mettere insieme anche con giuristi, a cominciare dalla professoressa, e una volta che noi lo abbiamo messo insieme da un punto di vista giuridico, tenendo conto anche degli aspetti che evidenziava il professor Mascarucci, dopo abbiamo bisogno della volontà politica che questo documento giuridicamente ineccepibile e impeccabile però passi al vaglio delle votazioni. Allo stato attuale questa volontà io non la vedo così ampia e così distensiva, ecco perché siamo un po', diciamo così, a rilento, andiamo a rilento verso questa fase. Nel momento in cui la volontà politica prende coscienza che se anche noi ci auguriamo che le cose possano modificarsi, ma dobbiamo lavorare con le regole attuali, almeno lavoriamo con le regole attuali, perché altrimenti corriamo il rischio di, in attesa, augurandoci magari che qualcosa possa cambiare, e poi se non cambia cosa facciamo? Abbiamo perso del tempo, e l'orologio del tempo scandito dalla legge regionale è un orologio inesorabile che ci chiamerà a responsabilità anche con il commissariamento, che è il potere sostitutivo che la legge regionale contiene. Ma se dovesse esserci la proroga, andiamo sul concreto, a fine di quest'anno il commissariamento stesso potrebbe slittare di un altro anno? Sì, certo. Allora, io sono convinto che noi siamo in una fase in cui si definiscono bene i processi e stanno maturando questi processi da un punto di vista politico. Arriveremo sicuramente entro il primo semestre del 2022 a definire queste cose, e sicuramente arriveremo a definire l'ultimo treno che passa. Esatto. Allora, professoressa D'Angelo Sante, Mascarucci parlava di un contesto urbanistico che si è modificato al momento in cui è nato il referendum, poi nel momento in cui anche si è compiuto tutto questo iter prima di consultazione popolare e poi di legislazione regionale. Dal punto di vista degli assetti costituzionali, dal punto di vista dei rapporti tra autonomie locali e Stato centrale, ecco, il contesto di costituzionalità di questa legge, di questo processo, è ancora attuale oppure andrebbe aggiornato? Perché insomma molte cose sono passate anche sotto i ponti, con l'abolizione delle province, con una serie di situazioni che sono state ridefinite dal legislatore nell'applicazione della parte della Costituzione che si riferisce alle autonomie locali. Allora, la nostra è una Repubblica delle autonomie, lo era prima della riforma costituzionale del 2001 e questa sua caratteristica è stata resa ancora più evidente dalla riforma costituzionale del 2001, quindi tutto il titolo quinto della Costituzione, che poi ha quel principio autonomistico di cui all'articolo 5.
La Costituzione è in linea con i tempi, la Costituzione a mio avviso va difesa ed è stata pensata, costruita, concepita in modo tale da poter essere adattata ai tempi. È prevista la possibilità di fusione all'articolo 133 della Costituzione. Il rapporto fra Stato e autonomie locali, secondo la Costituzione, al di là quindi dell'autonomia statutaria, a cui facevo riferimento prima, fondata sull'articolo 114, lo Stato ha potestà legislativa esclusiva, quindi di fare le leggi in modo esclusivo, significa escludendo le regioni, nella materia degli organi di governo e delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane. Quindi il tema diventa quello di capire quali sono queste funzioni fondamentali, che sono state peraltro individuate con una maggiore precisione soltanto in termini e in periodi relativamente recenti, nel 2010 e poi dalla legge Delrio, la 56 del 2014. Il caso delle province, veramente nel nostro contesto abbiamo avuto uno scenario unico nel suo genere, perché si dice comunemente abolizione delle province, in realtà le province non sono state abolite. Qual è la cosa strana che è capitata nel nostro ordinamento? È che si intendeva abolirle, o meglio, si intendeva determinare la precondizione per la loro abolizione. La precondizione per la loro abolizione era modificare la Costituzione nella parte in cui si riferisce alle province, cioè la Costituzione si riferisce alle province come enti indefettibili di autonomia locale, cioè che devono esistere. Allora, l'intento della riforma costituzionale, che poi non ha avuto l'esito positivo del vaglio referendario, quindi per cui abbiamo votato a dicembre 2016, se non ricordo male, l'intento era quello di modificare la Costituzione nella parte in cui faceva riferimento alle province. Ciò avrebbe consentito al legislatore anche di abolirle. Certo. La legge Delrio, prima di questa modifica, di questo tentativo di modifica costituzionale, cosa ha fatto? Non le poteva certamente abolire, ma le ha ridimensionate. In primo luogo in relazione alla loro legittimazione democratica, quindi le ha trasformate in enti a legittimazione democratica diretta, cioè i cui organi di governo sono direttamente espressione del corpo elettorale, almeno in relazione al Consiglio provinciale e al Presidente, e poi ne ha contratto le funzioni. Ne ha contratto le funzioni andando a gravare le funzioni degli enti immediatamente più decentrati e più accentrati, cioè a valle degli enti locali comunali, a monte della regione. Quindi questo... che cosa rischia di non poter fare la nuova Pescara in questo contesto, quindi? Ma diciamo che in questo contesto probabilmente il ruolo di accompagnamento della provincia, perché è previsto anche da una legge regionale, il ruolo di accompagnamento della provincia potrebbe essere meno incisivo in relazione alla diminuzione delle funzioni provinciali che è stata realizzata dalla legge Delrio, quindi questo potrebbe essere un limite. Però la legislazione nel suo complesso, e partiamo dalla Costituzione, testo unico per gli enti locali del 2000, la legge Delrio, quindi quadro statale, sì, non ultimo il PNRR, incentivano queste forme di fusione, ma non per le fusioni in sé, perché si ritiene che attraverso questa riorganizzazione del governo locale, poi ovviamente è da dimostrare, ma si ritiene a livello astratto che si possano realizzare in modo più convincente, migliore funzioni e servizi, quindi modificando l'ambito ottimale di riferimento per l'erogazione di queste prestazioni. Certo, la massa critica che serve per ottenere, insomma, anche se appunto non ha nulla a che vedere questo processo, lo ricordiamo, ma i nostri telespettatori questo già lo conoscono perché ne parlammo appunto nella fase di istituzione della nuova Pescara, non ha nulla a che vedere con le aree metropolitane, con le città metropolitane, perché non ci sono i numeri. A questo proposito al professor Mascarucci chiedo, dal punto di vista della, che poi è quello che interessa di più, oltre all'aspetto, diciamo, di semplificare la burocrazia come vantaggio, dal punto di vista della pianificazione, non soltanto dell'urbanistica, ma di tutto quello che è legato all'urbanistica, cioè del sistema dei servizi per i cittadini, ecco, che ci sia o meno la nuova Pescara,
Cosa cambia in quello che deve essere l'indirizzo degli amministratori comunali di questi tre centri? Beh, se ci limitiamo a ragionare della fusione immediata, quella dei tre centri di Pescara, Monte Silvano e Spoltore, devo dire che cambia effettivamente poco. Perciò io considero questo processo di fusione non da fermare, ma da considerare un punto di partenza, non un punto di arrivo. E questo lo sottolineava anche prima il Presidente Fidanza. E il problema va visto in una dimensione più vasta. Mi ricordo chi ha introdotto, forse anche la professoressa Angelo Santi, il PNRR. Ma i fondi del PNRR, quindi i fondi del Recovery Plan, anzi più correttamente Next Generation EU, sono, per volontà dell'Europa, hanno bisogno di una visione spaziale di area vasta. Una dimensione non ottimale ma pertinente, nel senso che non c'è una dimensione ottimale per la pianificazione. Tra l'altro la pianificazione in questo contesto, in questa situazione attuale, è una pianificazione a geometria variabile, però c'è un discorso di pertinenza della pianificazione. Allora, la pianificazione pertinente per una media città come può essere considerata la conurbazione pescarese non è raggiunta dalla semplice fusione di Pescara, Monte Silvano e Spoltore. Bisognerebbe ragionare su altri livelli. È qui che ritorno al discorso precedente, cioè da un lato sarebbe possibile, distinguiamo quello che è possibile fare a livello nazionale da quello che è possibile fare a livello regionale. A livello nazionale, tu direttore avevi richiamato il fatto della città metropolitana. La città metropolitana è stata introdotta nell'articolo 114 della Costituzione, che ricordava prima Melania D'Angelo Sante, dalla riforma del 2001. È solo la legge 56, la legge del Rio, che ha detto quali sono le città metropolitane, cioè le 10 che non ci comprendono nel novero, no? Sì. Quindi la città metropolitana esiste in Costituzione, non c'è bisogno di cambiare la Costituzione, ma sarebbe possibile cambiare la legge nazionale per dire che a fianco alle 10 città metropolitane di livello nazionale ci sono per esempio 30 città metropolitane di livello regionale. Ho detto 30 non a caso perché l'anno scorso ho pubblicato un libro che si chiama Città medie e metropoli regionali, che ragionava a livello nazionale su appunto 30 realtà, tra cui Pescara, che potrebbero ambire ad una dimensione metropolitana regionale. Quindi, senza cambiare la Costituzione, potrebbe essere portato avanti il processo del Rio, che fu interrotto dal referendum del 4 dicembre, che poi è quello famoso, diciamo, di Renzi. E quindi completare il progetto del Rio andando a prevedere anche possibili realtà metropolitane regionali. Però questo si può fare solo cambiando la legge nazionale. A livello regionale, torno a dire, la regione ha in questo momento in mano due leve, e cioè la legge regionale per l'istituzione della nuova Pescara, ma anche la riforma della legge 18. Quindi, cosa, senza poter incidere sulla fusione che non può scavalcare il confine provinciale, ma cosa impedirebbe alla regione di individuare una dimensione di governance sovracomunale capace di ottenere quella dimensione pertinente che ci chiede il PNRR, anche a prescindere dalla fusione? Ci sono tanti strumenti di governance già esistenti o inventabili che possono garantire questo risultato. A suo avviso, professore, quanti potrebbero essere i territori abruzzesi che si candidino per vincere questa sfida, questa lotteria del PNRR a livello europeo? Cioè, se lei fosse il presidente della regione, come indirizzerebbe geograficamente la partita? Beh, oddio, qui non bisogna dimenticare il passato. A livello regionale, in tempi non recenti ma nemmeno antichissimi, sono stati prodotti per effetto di una stagione che fu chiamata dei piani strategici il finanziamento di 6 realtà strategiche regionali. Sì, sì. Quelli che hanno, diciamo, evidente dimensione sovraccomunale. Cito a memoria Vasto San Salvo, La Marsica,
Lanciano e così altri. Ma questo è un ragionamento tutto regionale, mentre invece la sfida del PNRR si svolge a livello nazionale ed è evidente che a livello nazionale l'unica realtà metropolitana importante è quella di cui stiamo parlando. Quindi è su questa realtà che bisogna puntare gli occhi per fare in modo che la regione non venga esclusa dalla competizione geografica che si è messa in corso con chiarissimo, il PNRR. Chiarissimo, di PNRR parleremo con Enzo Fidanza, perché proprio appunto di questo avevate parlato nei giorni scorsi proprio in una conferenza stampa. Subito dopo la seconda e ultima interruzione pubblicitaria, così ci avviciniamo anche a qualche conclusione. A tra poco. Siamo tornati in studio, si parla appunto della Nuova Pescara anche come soggetto di una partecipazione alla sfida del PNRR che impone tempi, scadenze brevissime, che però Fidanza non sono coerenti con i processi di cui abbiamo parlato in tutto il resto della trasmissione. Ecco, voi avete detto, per voi intendo i promotori della Nuova Pescara, una conferenza stampa alla quale e lei stesso ha partecipato nella scorsa settimana, di poter accedere a, a questa progettazione strategica con insomma, il biglietto da visita di Nuova Pescara. Ma se il, comune di Nuova Pescara giuridicamente ancora non esiste in quanto comune, per tutto ciò che ci ha spiegato l'avvocato D'Angelo Sante, se c'è un tema anche soprattutto di pertinenza, come ha spiegato il professor Mascarucci, se soprattutto i tempi del PNRR non sono compatibili con la, la situazione attuale della fusione, come pensate che Pescara, Montesilvano e Spoltore possano competere insieme? Ma noi pensiamo che questa cosa sia possibile, anche se non di semplicissima attuazione. Noi dobbiamo fare i conti con l'orologio del tempo che è stabilito dal PNRR. Noi dobbiamo, cioè il Paese Italia, rendicontare i fondi appunto del PNRR entro il 2026, il che significa che da questo momento, a cominciare dal 2022, quindi l'anno prossimo, tutte le progettazioni che saranno messe in campo saranno finanziate, saranno portate a cantierizzazione e a quel punto poi saranno rendicontate. Il punto della questione dentro alla Nuova Pescara è di prestare grandissima attenzione in questo momento a chiedere e a progettare cose su questo territorio. Noi quello che abbiamo detto in conferenza stampa è che questa è una grande opportunità che ci capita per caso, storicamente parlando, che è figlia di una disgrazia, che è quella che ci si è abbattuta a livello mondiale della pandemia, ma che, come al solito, dalle grandi disgrazie possono nascere anche delle grandi opportunità. Ahimè, è così. E noi dobbiamo fare i conti anche questa volta con questa cosa. Quindi le grandi risorse del PNR sono figli del Covid, ma queste grandi risorse dobbiamo stare attenti a progettarle e ad impiegarle bene. In che modo? Evitando, per quanto riguarda i tre comuni, che se anche non sono giuridicamente già definiti, possono in sinergia mettere in atto quel che la legge regionale già dice, cioè voi dovete già pianificare il territorio in maniera diversa dalle singole entità. Poi il processo, da un punto di vista giuridico, ha bisogno di tempi più lunghi, si arriverà allo scioglimento dei consigli per quelli che non coincideranno perfettamente, si arriverà alle nuove elezioni, ma nel frattempo le sinergie dei servizi, le sinergie delle pianificazioni, come giustamente diceva il professor Mascarucci, devono essere messe in atto e oggi questa opportunità è un'opportunità storica. Noi diciamo questi tre comuni, a prescindere dal fatto giuridico, devono pianificarsi, non è possibile che Pescara farà i propri progetti per conto proprio e chiederà finanziamenti. Montesilvano li farà per conto proprio e Spoltore li farà per conto proprio. Però il limite, sì, però il limite può essere, quello che diceva Mascarucci, è che tre comuni sono ancora pochi per questo genere di ma noi intanto, di concorso. Noi intanto abbiamo all'interno di questi tre comuni grandi necessità che già sono di per sé importantissime, già portate e potrebbero essere portate a soluzione a prescindere dall'ipotetico allargamento, perché sennò torniamo all'errore di prima. Se pensiamo sempre che una cosa possa essere più grande, non si farà mai. Questo è il tema reale politico. Questo errore non lo dobbiamo assolutamente commettere, soprattutto all'interno del PNRR.
e i tre comuni devono ragionare. Noi abbiamo presentato ieri una mozione in assemblea costitutiva che sarebbe stata approvata, se, penso, se fosse stata, diciamo così, se non fosse andata deserta, che tende proprio a questo, ad impegnare i tre consigli comunali, ad impegnare le tre amministrazioni a progettare, a lavorare all'interno del PNRR e delle richieste di finanziamento, tenendo conto che è come se fossimo già un'unica realtà, quindi parlare di una città spaziale, che già vive uno spazio. Del resto, chi ci ha preceduto, ma alcuni di noi c'erano già ancora, dentro a queste tre città ha già fatto di fatto una sorta di città più grande, perché di fatto non ci sono, diciamo così, sovrapposizioni. Faccio degli esempi macroscopici per rendere l'idea al pubblico che cosa voglio dire. Il Palacongressi, per parlare di attività congressuali in regione Abruzzo, sta a Montesilvano. Pescara non si è mai sognato di farsi il suo Palacongressi. La ricettività alberghiera a servizio del Palacongressi, che è la più grande dell'Adriatico da un punto di vista delle distanze, perché se uno va in altri luoghi le distanze non accompagnano i numeri, cioè nel senso che i numeri possono essere più grandi, però poi devi alloggiare a 20 km. Certo. Lì siamo tutti a 200 metri, 4.000 posti letto. Quella ricettività e altri servizi di questa grande area metropolitana sono già stati allocati nel tempo, quando ancora non c'era il referendum, quando ancora non c'era la legge regionale, tenendo conto che questa è già una grande realtà. E noi dobbiamo soltanto proseguire, utilizzando con grande attenzione questo PNRR, che è una grande opportunità che non dobbiamo perdere, soprattutto non la dobbiamo perdere tenendo conto che tutti i finanziamenti che possiamo raccogliere devono essere ripartiti all'interno del territorio, tenendo conto delle peculiarità dei territori stessi. Professoressa D'Angelo Sante, un tema più istituzionale ovviamente che politico, non le chiedo una risposta politica, però la nuova Pescara nasce anche per rendere i servizi più accessibili ai cittadini, per ridurre il numero delle poltrone nei consigli comunali, per rendere più efficiente e diciamo anche economico il sistema e il costo dei servizi pubblici. A suo avviso, ecco, diciamo come dite voi giuristi, de iure condendo, ci sono ancora dei passi da fare nel perfezionare sia la legge che soprattutto lo statuto? Ecco, cosa ci dovrà essere dentro lo statuto poi per rendere operative queste esigenze che sono state manifestate nella volontà referendaria e poi anche nel processo istitutivo? Qui le chiedo anche dunque di dare una risposta a quello che diceva qualche intervento fa Fidanza sul fatto che una legge meno cose tiene per iscritto, più cose insomma alla fine consente, quindi c'è un ampio margine di operatività soprattutto sullo statuto. Ma dicevo, vorrei dire, più che allo statuto farei riferimento all'ora, nel senso che la legge regionale, la 26 del 2018, ha avviato un processo per cui già da adesso gli organi istituiti per accompagnare questa fusione devono svolgere degli studi, delle relazioni, degli approfondimenti, quindi ad esempio lo studio, la relazione relativi non solo all'andamento, allo stato della fusione, ma anche relativi alla diciamo condivisione di funzioni, servizi, attività. Questo è un aspetto molto importante sia nella prospettiva individuata dal legislatore statale che nella prospettiva individuata dal legislatore regionale, perché in relazione a questo aspetto più volte messo in evidenza dal legislatore sia statale che regionale, quindi l'idoneità della fusione a rappresentare un'occasione per il migliore esercizio associato in comune e quindi in un ambito più elevato e diverso, più accentrato diremmo, di queste attività. Ci sono, secondo la legge regionale, 2 anni di tempo dall'entrata in vigore della legge, adesso poi bisogna valutare lo spostamento di questo termine in relazione poi alle proroghe che la legge stessa individua, proprio per, dice tecnicamente la legge, usa questo termine, per attivare queste forme di collaborazione. Già dal momento in cui la legge è entrata in vigore, quindi non parliamo del futuro statuto, parliamo dell'ora. E
Il termine di 2 anni è individuato dalla legge come termine in relazione al quale lo spirare può rappresentare, o meglio rappresenta, una possibile, una causa di commissariamento regionale, perché qui i commissari che possono intervenire sono di due tipi, diciamo un commissario statale per accompagnare la costituzione degli organi del nuovo ente, dopo che l'ente è stato istituito, ma il commissario statale non è indice di un inadempimento, è proattivo. Invece il commissario regionale, che la legge regionale rimette diciamo alla individuazione appunto da parte della regione, il commissario regionale è un commissario che la legge regionale individua per 2 ipotesi di inadempimento, che però non sono direttamente collegate alla fusione, sono collegate a fasi ritenute essenziali per la fusione, cioè l'attivazione di queste forme di collaborazione e la proposta di statuto provvisorio. Non c'è né l'una né l'altra al momento, nella sostanza, vero Fidanza? Beh, non ancora. Ci stanno lavorando. Sì, altrimenti arriva il commissario. Arriva il commissario, però qui vorrei introdurre un altro elemento, no, per movimentare ancora di più la situazione, non è così semplice. È vero che la legge regionale dice che in queste 2 ipotesi arriva il commissario regionale, però una stranezza, e qui ci si potrebbe discutere, si potrebbe riflettere, è la seguente. La legge Delrio non collega a una di queste 2 condizioni, cioè l'assenza di statuto provvisorio, nessuna forma di commissariamento, ma anzi dice: se non c'è lo statuto provvisorio, si applica transitoriamente lo statuto del comune di maggiore dimensione demografica. Quindi si potrebbe introdurre anche un discorso relativo al rapporto fra queste 2 norme in relazione al potere. E questo che complicherebbe, anche dal punto di vista più politico, potrebbe. Complico, è uno semplifica. Scenario che non credo Fidanza si auguri. Insomma. Complico semplifica cui in relazione poi ai punti di vista. Molto certo. Spesso quello che cambia non è ciò che noi osserviamo, ma il punto di vista da cui lo osserviamo. Quindi anche qui si potrebbe discutere poi certo. I limiti del potere legislativo statale e regionale in base alla Costituzione. Certo, allora nel frattempo andiamo sul concreto, professor Mascarucci. Io so che lei ha anche collaborato come dipartimento universitario per esempio la stesura del piano regolatore di Spoltore, che sta in approvazione, penso, io adesso non conosco bene l'iter, lei lo conosce, ma dovrebbe essere imminente, quindi insomma, conosce bene anche queste singole realtà dei comuni. A prescindere dai tempi, che mi pare di capire slitteranno, pandemia o volontà politica, fate voi telespettatori, insomma, almeno di un altro anno, perché ci aspettiamo un'ulteriore proroga. Nel concreto i 3 comuni ecco, possono presentare progetti comuni per il PNRR, come dice Fidanza, ma anche dovrebbero fare altre attività che penso siano da individuare nei limiti attuali delle loro pianificazioni, che non sono soltanto urbanistiche ma anche nei servizi, penso raccolta dei rifiuti, penso a un'idea degli orari della città, penso ai trasporti pubblici. Ecco, che cosa si può fare per far nascere di fatto questa nuova realtà in questo lasso di tempo, professor Mascarucci? Così chiudiamo anche con una prospettiva di indicazione per gli amministratori attuali. Ma sicuramente si può fare tanto. Io temo le derive giuridiche, tecnico-giuridiche di cui ha parlato poco fa Melania D'Angelosante, e sono invece più diciamo favorevole per natura, anche per diciamo inclinazione professionale, all'atteggiamento proattivo del presidente Fidanza, cioè cominciamo a fare di fatto delle cose a prescindere dalla definizione giuridica del nuovo soggetto istituzionale. E d'altra parte così si è sempre fatto, perché quando negli anni 60 si decise di fare il consorzio industriale si parlava già di dimensione metropolitana di fatto. Quando l'università è stata istituita come università di Chieti e Pescara si parlava già di fatto di una realtà metropolitana, e così via. Si può parlare così per tante altre cose.
Io sono convinto che in termini operativi e proattivi si debba già ragionare secondo una dimensione metropolitana. E questo però non lo devono fare soltanto i tre comuni, Pescara, Montesilvano e Spoltore, ma lo devono fare sicuramente loro, perché c'è comunque in atto un processo. Diciamo innanzitutto ma, loro. Innanzitutto loro, ma anche in una prospettiva più ampia. Insomma, certo. Io ricordo che sono stato anche coordinatore di un piano urbano della mobilità di area vasta che si chiamava PUMAV alcuni anni fa, che metteva insieme già 9 comuni di quest'area, da Ortona a Manoppello, e non a caso Ortona e Manoppello, perché a Ortona c'è il porto e a Manoppello c'è l'interporto, quindi diciamo si parlava di una dimensione per cui le decisioni strategiche di tipo spaziale non potevano prescindere dall'esistenza del porto di Ortona o dell'interporto di Manoppello, ma è oggi ancora così. Sì. Cioè, è chiaro, nel frattempo i tre comuni interessati potrebbero, se non l'hanno già fatto, organizzare alcuni servizi comunali su scala intercomunale, ma questo è evidente. Però perché non parlare con la nuova amministrazione, recente amministrazione di Francavilla, per mettere in moto già un processo di organizzazione che superi quel confine ormai inesistente, come dicevo prima, a sud tra Pescara e Francavilla? Cioè, perché non ragionare anche in una visione che il PNRR ci chiede in maniera molto evidente, una dimensione strategica che è sicuramente quella della città in continuità spaziale, ma io credo sia anche quella della città in integrazione funzionale. Se noi ragioniamo, intanto abbiamo detto prima che la città in continuità spaziale comprende già 6 comuni, i tre più altri 3. Se noi passiamo al ragionamento della città integrata funzionalmente, i comuni si allargano almeno a 14, se non vogliamo poi andare. Le posso fare un'ultima domanda, che però questa imporrebbe come risposta una mezz'oretta, e quindi le chiedo invece di rispondermi in un minuto e mezzo. Non è che noi, parlando tanto di questo sistema dell'area vasta metropolitana, di questi comuni che già sono praticamente un comune solo nel fatto, rischiamo di marginalizzare tutte le altre aree che sono a ridosso di questi comuni? Cioè, non c'è un rischio che poi anche a livello di finanziamenti, di progetti, appunto, parliamo del PNRR, rimangano fuori le altre zone e aumenti la marginalità di chi non fa parte di questo progetto? No, questo rischio non c'è se si fa pianificazione e programmazione come va fatta, per due motivi. Uno, e si sta facendo questo? Beh, questo adesso è un po'... Per cui ci vorrebbe un'altra trasmissione. No, purtroppo il discorso è complesso, però dico due cose molto sintetiche. Il PNRR è organizzato per azioni strategiche. Ci sono azioni strategiche, diciamo, tese al miglioramento delle centralità urbane, ma ci sono anche azioni strategiche tese appunto alla rivitalizzazione delle cosiddette aree interne. Quindi le due cose viaggiano su canali diversi. Poi c'è anche un'altra questione che non è nel PNRR, ma è nella realtà dei fatti. C'è la tendenza che si sta diciamo anche accentuando con la pandemia, che viene definita city quitter, cioè i city quitter sono coloro che abbandonano la città. Quelli che abbandonano la città per andare a vivere in campagna, e quindi in queste aree prossimali, interno, addirittura montane. Però attenzione che questi city quitter non abbandonano la città in termini di relazione, si trasferiscono in campagna ma rimanendo collegati per esempio in smart working, il che vuol dire che la progettazione di queste aree interne deve essere vista in ragione anche di questo fenomeno. Del fenomeno che comunque questa popolazione comunque insiste sulla centralità. E ho usato la parola insiste perché anche il referendum, il censimento recente dell'Istat ha cambiato il termine da popolazione gravitante in popolazione insistente. Certo. L'Istat oggi parla di popolazione insistente su questa realtà. Ultimi 30 secondi, davvero con fidanza, per arrivare a una risposta un po' più politica. Le chiedo una risposta che però non sia di parte, perché le sto facendo una domanda politica. Lei è consigliere di minoranza a Montesilvano, ma quando voi amministratori approvate una delibera, per esempio, che ne so, di decidere un software nuovo per la gestione dell'ufficio anagrafe, dialogate a Montesilvano anche con Pescara e Spoltore proprio in questa prospettiva, oppure manca proprio anche questa mentalità ancora?
questa, e ci vuole una legge che ve lo imponga o uno statuto? Beh, questa mentalità ancora manca, anche se per alcuni servizi diciamo che alcune cose non per volontà della legge ma sono già state avviate di fatto. La proposta che noi vogliamo fare è che in questo periodo, proprio per il PNRR ed anche per il processo di fusione, i tre comuni ragionino abbandonando i campanili e le parti politiche abbandonino le parti politiche. Non è il tempo delle maggioranze e delle minoranze in questo momento storico, non è il tempo di guardare i tre campanili. Questa è la proposta che noi vogliamo fare. Quindi non è che si può ragionare alla programmazione di un'area così grande e così importante limitandosi ai campanili e limitandosi io sono forza di maggioranza, io sono forza di minoranza. In questo momento storico dobbiamo stare tutti insieme per raccogliere questa opportunità che è veramente casualmente arrivata a compimento nello stesso tempo, nello stesso momento, ma che dobbiamo prenderci la responsabilità e cogliere come un'opportunità irripetibile. Insomma, professoressa, noi chiudiamo dicendo che le leggi possono essere le più belle o le più brutte possibili, ma camminano soltanto sulle gambe di chi le deve applicare, in questo caso degli amministratori. Esattamente, questo probabilmente è l'aspetto più importante. Bene, io ringrazio i miei ospiti, ringrazio i nostri telespettatori, penso che troveremo ulteriori occasioni per parlare di una realtà ancora da costruire di qui a qualche tempo, purtroppo, lo dico con rammarico, e chissà, magari nella prossima trasmissione possiamo attestare qualche passo avanti che è stato compiuto, in un senso o nell'altro, perché si può anche dire non mi va più, non si fa più niente, però occorre chiarezza, occorre trasparenza e comunque occorre evitare figure come quelle che si è realizzata ieri con l'assenza di la maggior parte dei consiglieri comunali dei tre comuni in un appuntamento che comunque andava onorato in maniera diversa, per tornare un po' all'attualità e salutarci. Grazie a tutti voi, buonanotte.